Mai come in questo momento la quantità delle risorse in campo portano ad una necessaria e obbligatoria accelerazione. La quantità delle risorse è collegata al fatto che oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la sua dimensione finanziaria così rilevante, esistono le risorse della politica di coesione che si aggiungono, come è noto, e sono altri 75 miliardi di euro, più le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, quelle del bilancio dello Stato. Il ministro degli affari europei e PNRR è chiaro e si proietta verso giugno 2026. L'obiettivo, parlando della quinta e sesta rata, è rendere questo traguardo un metodo e un modello, un approccio diverso come regola base per migliorare la qualità della spesa pubblica anche alla luce delle nuove norme europee, come il ritorno del patto di stabilità, dice Fitto. Per ANCI i numeri sono più che positivi e dicono che i comuni hanno speso finora 34 miliardi di euro per le gare sui 40 che sono stati assegnati per il PNRR. I cantieri nei comuni e nelle città lavorano a pieno regime, dice Antonio De Caro al termine del suo mandato. Nel 2023 le risorse spese per investimenti sono state pari a 16,3 miliardi, quindi con quasi un raddoppio rispetto all'anno precedente. Non sono più per noi tabelle, misure, dati, numeri, sono opere pubbliche, sono asili che abbiamo aperto, sono rotaie di tranvia che si cominciano a realizzare, sono scuole in fase di ultimazione, sono migliori condizioni di vita per le nostre comunità.